Il centro paraplegici di Ostia si conferma un polo d'eccellenza nella riabilitazione e nell'assistenza ai tetraplegici e ai paraplegici. Sì, assolutamente sì, io l'avevo lasciato 6 anni fa, che era vivo, vivace, attento ai bisogni, e lo ritrovo dopo 6 anni nello stesso modo, anzi con più entusiasmo. Credo che questo centro deve andare sempre più all'attenzione cittadina, regionale e nazionale. Credo che bisogna iniziare a progettare insieme agli altri enti interessati, che vanno dal CIP, dal Centro Interolimpico Paraplegici, all'INAIL. Credo che questo centro d'eccellenza, mi auguro che per settembre io e i miei medici riusciamo a strutturare un progetto più complessivo di valenza nazionale. Quali sono le novità che intendete portare all'interno di questa struttura? Ma le novità, innanzitutto rafforzare e utilizzare al meglio quello che c'è, ed è già tanto. Abbiamo una palestra riabilitativa importante, abbiamo un programma sportivo importante. Già rafforzare questi due aspetti è fondamentale. Porteremo la dialisi, come si sa, aumenteremo gli ambulatori, insomma deve essere un centro veramente di eccellenza che parte dall'ASL Roma 3, ma ne possono usufruire tutti. Io in quei mesi che sono stato con voi non li potrò dimenticare, perché mi avete insegnato qualcosa che mi ha fatto conoscere questo aspetto.